13 vittorie consecutive, il Trento continua la sua marcia inarrestabile in eccellenza, eguagliando il record della Fersina di 5 anni or solo ed onorando la memoria dello storico presidente Giorgio Grigoldi, recentemente scomparso. Il Maialta soccombe nonostante un inizio di gara che faceva correre qualche brivido sulla schiena dei gialloblu, come il tiro che si stampa sulla parte bassa della traversa dopo appena 6 minuti. La squadra di Manfioletti reagisce con forza e al 15° approfitta di una palla persa dagli ospiti al limite dell'area ferrarese dal fondo serve Gherardi che anticipa tutti e porta in vantaggio il Trento. La capolista accoglie l'attimo di smarrimento degli ospiti e raddoppia al 22° con Brusco, lesto ad approfittare dello spazio libero sul secondo palo. Il Maialta alza il proprio baricentro e porta 3 pericoli alla porta di Demez, con le conclusioni di Mallaier al 32°, di Palmer sugli sviluppi di un contropiede al 34° e soprattutto di un Gureano che al 42° trova la respinta del giovane portiere Aquilotto al termine di una lunga cavalcata. La ripresa si apre con lo scatenato ferrarese che divora il 3-0 dopo 90 secondi appena, trovando il piedone di Pomarè alla deviazione in angolo. Ci prova allora Gattamelata con una conclusione della distanza che trova pronto il portiere ospite. La risposta di Andrea Sklozner con l'ennesimo piazzato da lontano, bloccato da Demez, non cambia l'inerzia del vantaggio del Trento, che va vicino alla terza rete con un difusco sul calcio di punizione a rientrare all'ottavo, ancora pronto in questo caso Pomarè, e poi con Haka su iniziativa personale al 21° con un sinistro che termina alto. Allora ci pensa l'inesauribile Brusco al 37° a chiudere un'azione partita lungo l'out di sinistra e ad assicurare vittoria e record ai gialloblu, pronto l'attaccante classe 97 al guizzo giusto sulla respinta di Pomarè. Mercoledì i gialloblu tornano in campo al Brianasco per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Naune, prima della trasferta col Brixen di domenica prossima che potrebbe significare record assoluto di vittorie consecutive. Penso che come tutte le altre squadre che giocano e limitano in eccellenza si preparano bene per venire qui e tutti fanno tutto quello che possono fare, così lo abbiamo fatto anche noi. Devo fare solo i complimenti a mia squadra, il Trento è troppo forte per questo campionato. Ma sicuramente abbiamo incontrato una squadra che, anche se il risultato è 3-0, ci ha messo in apprensione per tutti i 90 minuti. Siamo stati bravi noi a farla nostra con un buon calcio, con un calcio di qualità, e questi vanno i complimenti sicuramente alla squadra e allo staff in testa del mister Manfioletti. Sì.